Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata di Omensight. Allora gente, nelle ultime puntate abbiamo visto come la trama adesso sia decisamente più fitta. La trama si infittisce sempre di più e anche i nemici stanno diventando sempre più combattivi. Ma grazie a Dio stiamo anche diventando più potenti noi, stiamo facendo più pratica e il disegno comunque finora ce l'abbiamo abbastanza in mente, ma è il momento di trarre un pochettino di conclusioni. Finora le cose sono state tutto sommato abbastanza chiare, anche se le cose si vanno complicando. Al momento Ratika a quanto pare aveva ucciso la sacerdotessa, è stata una rivelazione veramente importante, ma abbiamo rifatto la sua linea temporale e abbiamo scoperto perché. C'è un nascondiglio e ci sono dei traditori di Roditoria che stavano aiutando la sacerdotessa a fare qualcosa e non sappiamo che cosa, ma quel qualcosa che la sacerdotessa stava proteggendo è bloccata dal suo sigillo e il suo sigillo purtroppo non lo sa nessuno se non il suo fidato amico Ludomir. Ora, if you have doubts, remember the investigation board. Allora, qui, se ben mi ricordo, sì, ho deciso di tenerceli sti soldini, devo dire. Cioè, sti soldini, sti cristalli. E qua per gli indizi non c'è molto altro da sapere, anche se qua la linea temporale l'abbiamo davvero riempita per ora, anche se immagino che si aggiornerà. D'accordo? Quindi a questo punto, sì, Ludomir. Ludomir è il solo a possedere la chiave per sciogliere il sigillo che protegge il nascondiglio di Vera. Ma cosa sarà necessario perché sia disposto a svelare un segreto del genere? Allora, sì. Esatto. Allora, vi confermo che il fatto che giorno dopo giorno si debba ripercorrere sempre questi fatti mi piace tantissimo, ok? E spero davvero. Ludomir, stammi a sentire. Ti faranno fuori prima che tu arrivi al cancello principale. Il tuo piano sarebbe? Aspettare che si calmino le acque? Sì, ci vorrà giusto un attimino. Ok, l'Omensight gli mostrerà tutto. Questa te la metto in conto, Ludomir. Accidenti, Ratika. Ti strapperò col collo rinsecchito, anche a costo di tornare in quel posto. Aspetta, Ludomir. Lascia perdere il bancone. Come la mettiamo con Indrik? E tu? Cosa gli hai fatto, eh? Le cose si mettono male. Meglio avvertire gli altri. Guarda, io ce l'avevo qualche sospetto su di lui. Cioè, qualche sospetto che il suo ruolo sia più complicato di quello che sembrerebbe. Ah, ma adesso, cavolo, adesso sono tutti quanti qua. È un bel casino. È una follia, lo so. Quale pazzoide userebbe la sua stessa via di fuga segreta per tornare in prigione? Ma Ratika è laggiù e so che i suoi amici tenteranno presto di liberarla. Se mi metteranno i bastoni tra le ruote, sarà peggio per loro. Ok, procediamo. Dicevo, comunque, il barista, secondo me, la sa più lunga di quanto potrebbe sembrare. Non significa per forza in male, ragazzi. Ludomir? Che cavolo ci fai qui? Sono tornato a prendere il cappotto. Fuori nevica. Tuo capo è ancora da queste parti? Già, in cima alla torre. Le guardie stanno lottando come furie. Ok. Allora sorella, anche tu in cerca di vendetta? Ti ha mandato lei? Lo so che è stata lei, il suo spirito mi accompagna. Non sono sicuro di aver capito al 100%. Oh, ok. Ok, questo lo posso aprire. Che bella, una passeggiata, eh? Perfetto. Non c'è nient'altro. Procediamo. Anche se qui effettivamente... No, niente. Non c'è un cavolo di nulla. Andiamo avanti, andiamo avanti.
Cavolo, sono davvero tutti quanti qua e ho come l'impressione che... Oh, qua c'è qualcos'altro. Come hai... È stata vera a insegnartelo? Risparmia le forze per i bersagli più utili. Allenarsi con la propria ombra è inutile. Andiamo a spaccare qualche cranio. Allora, te la spassi, eh? Ok, grazie. E qui c'è una memoria. Ha ottenuto una nuova memoria. Draga, indesiderato. Draga afferra il bastone, stringendolo saldamente. Dalla parte opposta del piazzale, l'istruttore imperiale affronta lei e le altre reclute. Su un piano lì vicino, i generali pigariani gesticolano verso Draga, di certo stanno decidendo il suo destino. Draga aveva sorpreso tutta Pigaria quando aveva superato tutti gli esami da entrata nell'esercito. Ed ecco che nessun pigariano intende mancare agli attuali esercizi di formazione. Gli spettatori sorridono e scommettono. Quanto resisterà Draga prima di essere cacciata via e ritornare alla vita della fabbrica? Questo è quel che ci vuole a spronarla. L'addestratore imperiale sceglie Draga. Fatti avanti o ritirati, sei ancora in tempo, la provoca. Draga si avvampa, ma nasconde il suo fastidio con una calma glaciale. Ho tutto il tempo che voglio, signore. Ed ecco l'imperiale roteare la sua arma in alto prima di lanciare un assalto, muovendosi verso Draga. Le altre reclute indietreggiano. Draga scivola via e rilancia il colpo. L'imperiale avanza ancora, questa volta fingendo di allungarsi verso l'esterno, poi abbassandosi. La mossa disorienta Draga, che si riprende velocemente. Si concentra sull'obiettivo e lo raggiunge con due affondi, con un blocco e giro. È tale la furia dell'attacco di cui Draga è, da spingere l'imperiale a chiedere una pausa. Certo che, gli errori sono un po' tantini. Un trambusto di voci commenta lo spettacolo. Il generale Elia si muove verso Draga. Generale! Draga esegue un saluto militare. Ottima tecnica, da chi l'hai appresa? Le chiede il generale gentilmente. Io... Draga arrossisce. Rispondi alla domanda, miserabile! Le urla l'istruttore. Draga abbassa la testa. Il sogno è finito, pensa. Puoi tenere il tuo segreto per ora, Draga, vero? Draga annuisce, confusa. Inviala alla mia divisione cadetti, senza perdere tempo. Ordina il generale lì all'istruttore, poi le si allontana. Manterrò il tuo segreto, Draga, aggiunge senza voltarsi indietro. Ok. Ma chi sarà stato l'insegnante, l'istruttore di Draga? Ok. Cos'è quello? Questa stanza è talmente piena di ricordi, mi si appiccicano addosso come mille d'api. Guarda questi tizi, sono messi così male che non riescono neanche a implorare aiuto. Giuro che prima o poi raderò al suolo questo maledetto posto. Non posso neanche liberarli? Davvero? È strano. Molto bene. Apriamo, apriamo. Altra leva, ce ne sono veramente tantissime. Guarda, ti dirò. Esatto. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Ah, qui ci vogliono attacchi pesanti contro questi. Perfetto. Ok. Usiamo un po' l'energia, va che... Oh, andiamo. Ah, che palle, pensavo di anticiparlo. Va bene. Esploriamo un attimo. Ehi, c'è qualcosa lassù, secondo me. Quindi proprio lassù andremo. C'è solo uno scrigno. Vabbè, solo, per carità. Però... Ma aspettavo qualcosina di più. Well, straight
corpo di mille vibrisse. Non mi aspettavo di vedere il potente Ludomir nella nostra squadra. Questo cambierà le sorti della battaglia. Reggi il gioco, sorella. Ci interessa soltanto Ratika. Ma restate pure al vostro posto. Ci penseremo noi due a salvare il capo. Qual è il piano? Il piano è cambiato. Togliti di mezzo. Sì, sì, ci sono quasi. Perfetto. Aspetta. No, ho capito che sei andato là. Voglio solo distruggere questi prima. Wow, 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 wow. Perché si distruggono solo quando ci passo io sopra? Dovrei essere pure più leggero di un orso gigante così. Guarda quella barricata, opera dei roditoriani. Dobbiamo dare una mano? Alle armi, qualcuno ha liberato i prigionieri. Buttiamolo giù. Attenzione, laggiù, sopra di noi. Perfetto. Perfetto. Adesso qua. Ok. Grazie a Ludomir e chiunque tu sia. Potrebbero arrivarne altri. Occhi aperti. Ok, prima esploriamo ancora. Anche se mi sa che non c'è un tubo. Ok. Bene, lì. Qui cosa c'è? Ah, giusto. È vero, questa zona me la ricordo. Prima quel forziere era chiuso, adesso invece posso averci accesso. Questa è una cosa. È importante tenere a mente la mappa, anche se è difficile. Oh, aspetta un po', guarda qui. Un'altra memoria e uno scrigno. Allora, mi sa che è di Vera, no. Sempre di Ratika? Segreto rivelato. Ratika è accigliata e maledice a mezza bocca il corte armasso di Pigaria. Durante la ricostruzione preliminare, quel pigariano ha assegnato lei e il suo fratello minore a compiti differenti. Da quel giorno Holden è scomparso. Ratika trattiene il desiderio impellente di suonare la balalaika e si domanda se la magia di quello strumento abbia qualche influenza sulle menti dei pigariani. Se esistesse un simile potere, la sacerdotessa senza dio gliel'avrebbe detto, no? Il quartiermastro termina la sua coscia di pollo, getta i rimasugli e si dirige verso la caserma. Prima che scompaia alla vista, Ratika scatta nella sua direzione, ma quando raggiunge la caserma, il pigariano è già sparito. No, aspetta, eccolo lì, dietro la caserma, che si infila in una botola sotterranea seminascosta. Nel profondo del suo cuore, Ratika avverte come un prurito, un impulso a andargli dietro. Il tunnel scende giù, sempre più giù, prima di tornare in piano. Il freddo passaggio prosegue per un bel po', fino a un'apertura. E quel suono? Ratika si avvicina all'altra estremità del tunnel e gli empi scricchioli, gli schiocchi e i suoni aberranti si fanno sempre più rumorosi. La roditoriana riaffiora giusto un palmo dalla superficie, armata soltanto di circospezione e furtività. Pensa che le sue doti da segugio le consentiranno di tendere una perfetta imboscata al ramingo pigariano. E invece, alla tremenda vista che l'attende, la disperazione affiora come bile nella gola di Ratika. Dei giovani roditoriani, troppi per riuscire a contarli, cadono esanimi sotto i colpi di frusta, mentre gli altri incespicano allo schioccare della sferza sui loro volti. I roditoriani adulti indossano abiti di Pigaria, impugnano le loro armi mentre si allenano insieme ai gendarmi imperiali. Che follia è mai questa? La mente di Ratika annaspa in cerca di risposte, mentre rabbia e terrore le artigliano le budella.
Ah, questo è interessante. Quindi ci sono dei roditoriani che sono schierati, tra virgolette, con gli imperiali per qualche ragione. Molto carino sta cosa. Mi dispiace. Ho delle risorse da raccogliere. Direi di sì. Un sacco di roba in realtà. Vai. Ok. Wow. Allora. Sì, vabbè, non c'è niente qui. Ratica, mi ha ingannato, mi ha fatto credere di essere una brava persona. Ricorda ancora il giorno in cui è arrivata portando Vera. Ratica pensava che gli orfani di Goofy dovessero vivere insieme agli orsi. Nah, non è tempo per i ripensamenti. Ratica deve morire. Ah, Ludomir, sei in anticipo, mi devo ancora pettinare. Risparmia le forze, sorella. Quindi non sei venuta per salvarmi? Basta, sai benissimo cosa sono venuto a fare. Aspetta, non è semplice, ok? Dammi un secondo, posso spiegare tutto. Quello che non capisco è perché hai voluto uccidere Vera. Pensavo foste amiche. Stava persino aiutando Roditoria. Ti stava aiutando. Ascoltami, posso spiegarti tutto. Fammi indovinare, per portare avanti la tua missione. Per un bene superiore, per Roditoria. Risparmiati la tua spiegazione. Farò in modo che tu la dica direttamente a Vera. Ma ho dovuto farlo per... Lascia perdere, tu vuoi solo il mio sangue. Allora... No, primo Omensight. Che senso ha, sorella? Sa già tutto quello che sappiamo noi. Ludomir, togliti il cerume dagli orecchi e ascoltami una buona volta. Non capisci? La tua amica, ecco, avrebbe potuto uccidermi. Invece mi ha mostrato questa visione. Non capisci? Cosa dovrei capire? Sei venuto per vendicarti. Ti capisco. Capisco tutti i tipi di vendetta. A calda, fredda, elegante, violenta. Ma la tua amica è venuta qui per capire come sono andate le cose. Infatti sì. Ludomir, pensaci bene. Secondo te potrei davvero uccidere un'amica o chiunque altro così su due piedi? E dai, Ludomir, lo sai che non è da me. No, non lo so. Probabilmente non ti conosco affatto e a questo punto non mi interessa nemmeno. No, devo mostrarti qualcosa. Una prova. Ah, ma certo. No, non ci pensare nemmeno, assassina. Torna qui. Ok. La puzza della città è bella forte, ma riesco ancora a sentire l'odore di Ratica da questa parte. Ok, e siamo qui. Ah, giusto questi. Bam. Perfetto. Questo si chiama combattere. Sì, sono d'accordo. È andata piuttosto bene. Ok, grazie. Ma erano invisibili comunque, porca miseria. Ferma lì. Grazie.
E qui, esatto, qui c'è il sigillo. Ludomir lo può rompere? O no? Però non veniva con me. Vabbè. Forse lo dovrò fare in un secondo momento. Nah, vabbè. No, 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 no. Ah, cavolo. Mamma. Però, sono abbastanza. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Opla. Babem. Oh, sono veramente tanti. Vabbè, grazie a Dio sto sviluppando un pochettino di occhio per gli attacchi. Non mi riesce sempre, ma meglio di prima sicuramente. Che figo. Ok. C'è qualcos'altro qui che posso fare? No. Siamo vicini. Ci sono anche tracce, altre tracce nell'area. Oh, qualcuno la riconosco? No, non è possibile. Stupida porta. Ehi, Fiobor, vecchio mio, ancora per quella storia del conto da saldare? Loarda, lo sapevo! Sei sempre stato il mio cliente preferito, Ludomir. Sempre pronto per un bel boccale, sempre prevedibile. E poi è arrivato l'Araldo. Perché non sei andato ad ammazzare Indrik, come avevi detto? Mi sa che ti ho un po' deluso, Fiobor. Ma ora sono a caccia dell'assassino di mia sorella. Vera era una di famiglia. Sto cercando il suo assassino. È presente quella topolina dalla lingua lunga? Ludomir, non saresti dovuto venire. Ho cercato di risparmiarti tutto questo. Sei quello che si avvicina di più alla mia definizione di amico. Ma adesso non posso più concedermi il lusso di avere degli amici. E dai, non fare così. Non te l'ha mica ordinato il dottore? Stai proteggendo Ratika o che? Proteggerla? No, no, assolutamente. Aspetta un attimo. Perché ci sono degli imperiali qui con te? Ci sono interessi che trascendono i confini di una nazione. Insomma, sei pronto a combattere? O vuoi prima rimbambirti di alcol come al solito? Se questo fosse un vero combattimento lo farei... Ma non con quel piscio annacquato che chiami birra. Attenzione! Ai 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 ai! Ok, devo eliminare prima loro. Probabilmente è la cosa migliore. Allora, silenzio, silenzio, silenzio. Qui! Così! Ok, e mi sono liberato di un po' di loro. Ah, oh, ma mi stavano facendo malissimo. Non me ne ero neanche accorto. Cavolo, ragazzi. Quanti schiaffi. Mi sa che devo... Mi sa che devo stare più attento e utilizzare un po' meglio le abilità. Ok, grazie, grazie, grazie. Saltiamola tutta questa. Dai, dai, coraggio. Ok, e uno è andato. Qua.
e un paio di schiaffetti e qui. Perfetto. Perfetto, perfetto. Bam. Ok. Con chi sei alle prese tu, con un topo del cavolo? Forza, facciamola finita. Non ne vale la pena, perciò facciamo finta che siamo pari, ok? E adesso levati dai piedi. Ratica è qua dentro, ma c'è uno strano odore nell'aria. Non mi piace per niente, sta in guardia. Ok, aspetta un attimo. Ma come l'ha aperto? Ha aperto il sigillo di roditoria. Come ha fatto? Pensi che si siano uccisi a vicenda? No. No, guarda queste ferite. Devono essere stati i nostri amichetti là fuori. Ma perché? Si sono divertiti? O hanno ottenuto qualcosa? Cosa sta succedendo? Forza, 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 idiota di un orso. Fai girare quelle rotelle. Questo posto è come nella tua visione. È qui che è stata uccisa Vera. Quindi? Cosa ha fatto Ratika dopo averla ammazzata? Facciamo finta che sia tornata qui in cerca di prove. Prove. Ratika ha parlato di una spada, la stessa con cui ha ammazzato Vera? E perché c'è anche Indrik? Questo è un mausoleo imperiale, perciò forse appartiene a Indrik? Aspetta, nelle fogne... Oh! Non me l'aspettavo. Sorella, stammi a sentire, nelle fogne, quando ho scoperto... No, no. Cavolo, non ho saputo. Vabbè, però ci sono ulteriori indizi. Ludomir è stato manipolato da Fjoborg per uccidere Indrik. Fjoborg sembra avere il controllo dei Pigariani e dei Roditoriani. Ludomir ha scoperto qualcosa di importante nelle fogne. Ok. Molto bene. Abbiamo degli indizi in più. Ma adesso direi che è il momento di procedere con la linea di Indrik. Credo che sia la cosa migliore da fare. Devi farti insegnare da Ludomir come sbloccare il sigillo per il nascondiglio di Vera. Forse devi soltanto cambiare strategia. È vero, non me l'ha dato! Porca miseria. Ok, va bene. Allora, intanto 8.008, quindi lama dell'araldo... Io... Dai, più energia con ogni attacco, non è male. Poi vediamo un po'. Scatto fantasma. Vabbè. Facciamolo. No, facciamo così. Qualcos'altro che possiamo fare? Assolutamente no. Oh, e la mia lama è migliorata ancora. Questo, vabbè, abbiamo già visto tutto. Non serve andare a ricontrollare. Ora, torniamo. Ok, sì. Mi serve la sua vendetta. So it begins. Another chance to save Euralia. D'accordo, allo stato attuale delle cose, questo. E poi c'ho il sigillo, quindi posso sbloccare sia la via con Ratika, sia poi c'ho tutto il percorso con Indrik adesso da fare, che è completamente nuovo. Bene, comunque ce ne sono di cose da fare, non siamo ancora neanche lontanamente afflitti dal problema di non sapere che cosa fare. Andiamo, va. Ratika.
She fooled me. Vabbè, questo l'abbiamo già visto. Oh, I still remember the day she showed up with Vera. Ratka had the notion that all for now we should live with bears. Ratka must die. Move, door! Ok. E ci siamo. E qui posso saltare, spero. So, hold on. What I... Listen. Oh, let's see. But I had to do it, and it was for... Never mind. You came here for blood. Ludomir, I... Ludomir, capisco, ma perché mi vuoi ammazzare? Never mind. Lascia stare. You hai pensato i piedi a roditori hanno sbagliato. Oh. Your magic will save you, Ratika. Now I'm here, now I'm there. Sbaglio, ho preso una quantità di schiaffi inenarrabile. No, non sbaglio. Ho preso una quantità di schiaffi inenarrabile. Porca miseria. Va bene, devo stare più attento. Decisamente. Ma che palle, devo saltare di nuovo tutto il dialogo. D'accordo. Allora, questa si muove e tira proiettili. Devo cercare di evitarli. Never mind. You came here. Ludomir, I get, but you? Never mind. Careful. Her magic is quite something. Ouch! Stop it! Au! Aia! Oh, madonna mia! Madonna, che schiaffi che tira! Mi sa che la farò uccidere da Ludomir. Ah, ok. Ci siamo riusciti, Vera. Ci siamo riusciti. Non riesco quasi a crederci. Forse adesso l'anima di Vera troverà la pace. Era il minimo che potessi fare. Mi ha cercato, sai. Voglio dire che quando è morta, mi ha guidato fino al suo cadavere. L'ho trovata nelle fogne, gettata in un angolo come una vecchia bambola. Dovrei farle visita. La sua tomba, voglio dire. Andiamo insieme. Mi farebbe piacere che venissi anche tu, penso. Ok, ok. E scommetto che quella là è la sua tomba. Nella foresta Cremisi. Ok. Ah, siamo ancora nel bel mezzo di una dannata battaglia. Abbiamo appena distrutto l'arma più potente. Beh, l'unica arma di Roditoria. Con essa ogni speranza di vittoria. E siamo fortunati, nessuno ha ancora scoperto che abbiamo fatto fuori Ratika. Lasciateli passare. Ah, che stupido. Speravo di... Oh, di nuovo. Ci sono questi momenti in cui proprio io faccio delle stupidaggini a rotta di collo una dopo l'altra. Grazie. Ok, sigillo di roditoria. Grazie. La memoria l'abbiamo già presa, ma tutti questi bei cristalli non ci dispiacciono affatto. 3400, ci posso fare qualcosa di interessante? No, no, neanche per sogno. È Ludomir! Carica. Grazie. Cavoletto.
pressure on. Su. Au. Fatto male. Oh, niente, eh. Gli ultimi 5 minuti ho preso una quantità di schiaffi inenarrabile. Eravamo spacciati. Grazie, capo. È una vostra amica? Grazie a Dio. Senti un po', butta giù qui. No, ho sbagliato. Ah. Vabbè, non serve a niente. Pensavo che sbloccasse qualche cosa, ma a quanto pare invece no. Devo usarle più spesso queste abilità. Me lo riprometto sempre, ma poi alla fine in battaglia non mi viene in mente, mannaggia a me. Sono troppo concentrato sul combattere, sull'evitare i colpi altrui che non riesco a focalizzarmi sull'utilizzare le abilità correttamente. You must be as angry as I am. Figo. Ok. Bene, alla fine quello che mi domandavano... ecco, qui c'è un'altra cosa bella chiusa. Ma tu lo puoi aprire questo? Non lo apre. E qua. Bam. This way. Let's hurry. Presto da questa parte. Sì, vabbè, dai, andiamoci, non dovrebbe esserci nient'altro. Abbattiamo quel ponte adesso. Sorella, vieni qui, ce ne sono altri. Eccoli, traditori. Vendetta. Vendetta per Ratica, per roditoria. Aspetta, aspetta, è difficile da spiegare, ok? Avevamo le nostre ragioni. Aspetta un attimo. Adesso inizia a parlare come... Qual è il piano? Ho appena capito quello che deve aver provato Ratica un attimo prima che la facessimo a pezzi. Ironia della sorte. Mostri in arrivo. Oh. What the hell are we fighting? I won't give up. Spero che riusciremo a far ragionare il prossimo gruppetto che incontreremo. Sì, sicuramente. Senza dubbio proprio. Che succede? Mi ha solo mostrato quella parte?
D'accordo. Lì che dobbiamo andare, eh? Oh, che gioia! No, che pallissima, pensavo di averlo evitato. Che figata comunque. Se riesce a prendere il giro giusto è veramente una figata. No, 11.600, direi che l'ho fatto il livello. Porca. Perché gli imperatori devono sempre fare le cose in grande? Non hai letto il cartello? I cani non sono ammessi su questo ponte. Via. Questo è il ponte imbottito di esplosivi. Spero che stavolta abbiano collegato i fili come si deve. Sorella, il detonatore. Ehi, hey, imperiali, per caso i vostri padroni alati vi hanno insegnato a volare? Onore e gloria al nostro eroe, il grande Ludomir. Allora, siamo pari? Perché? Per dirla senza giri di parole. Non è mica ucciso il nostro comandante, no? Già, comunque non era anche come comandante. Voglio dire, tutte quelle rime, tutte quelle canzoni e le battutine. Come sperava di riuscire a combinare qualcosa? Uccidete i traditori. Ah, che palle. Che specie appartiene quel guerriero blu? Che perdita di tempo. Sì, sono d'accordo. Andiamo, va. Quindi? Ok, credo che sia qui il posto. Intanto grazie perché mi serviva. Oh, guarda un po'. Don't waste your time on small stuff. Ok, è il momento. Vera è... era incredibile. Saggia, piena di talento, aveva creato il suo sigillo personale, proprio come quelli che usano Ratika e Indrik. Erano secoli che nessuno c'era riuscito. E ha insegnato a una sola persona il modo per scioglierlo. Grazie mille. Sigillo di Vera, acquisito. Un boschetto in mezzo alla vecchia foresta serrato da un sigillo personale con inciso lo stemma di Vera. Il flusso della conoscenza affiora alla tua mente, è preso come sciogliere i sigilli di Vera. Fantastico. Per caso hai imparato il rituale del sigillo? Io ci ho messo almeno 2 mesi. Insomma, questo era il nostro posto segreto, mio e di Vera. Oh! Porca miseria! Fanno malissimo! Mostri schifosi, accidenti a voi, proprio qui. Oh, che sta succedendo? Che cos'è sto ruggito brutto?
È quello che penso io? Il serpente malefico? Vera era come una sorella per me. Le volevo bene come se fosse sangue del mio sangue. Quando eravamo piccoli eravamo così vicini. Poi ci siamo allontanati. E l'ho abbandonata proprio nel momento del bisogno. L'anima vendicatrice che mi hai mandato ha completato la sua missione, sorellina. È ciò che volevi, no? Un po' di pace. Vera? Vera? Che stai dicendo? Non riposi in pace. La spada. Quella spada. Come? Perché è troppo tardi? E di nuovo l'apocalisse è incredibile. D'accordo. Allora, lo spirito di Vera può comunicare con Ludomir. Gli ha parlato di una spada. Ok. Poi, Vera è sepolta a Roditoria. L'accesso alla sua tomba è bloccato da un potente sigillo. Hai appreso da Ludomir la chiave per il sigillo personale di Vera. Guidato dallo spirito di Vera, Ludomir ha trovato il suo corpo, nascosto nelle fogne. Ok. Ok, sigillo di Vera acquisito. Bene. E li abbiamo tutti, credo. No? Beh, quelli che ho incontrato fino adesso, poi non so se ce ne sono altri. Vediamo un po'. Adesso sicuramente dovrei poter aumentare di livello. Vediamo se anche con i cristalli ci siamo, ma secondo me pure con i cristalli qualcosa possiamo fare. D'accordo. Tu, qualcosa è cambiato. Lo sento, oscillazioni nel flusso del tempo. Sei stata tu? Parla. Voden, ti ha visto. Non doveva andare così. Se avessi aspettato ancora un po', la prossima volta sarò più lesta. Almeno per il momento, sei al sicuro. Ok, era quello che temevo. Era quello che temevo. Quel sigillo che hai imparato da Ludomir è lo stesso sigillo che protegge il nascondiglio di Vera. Puoi tornare lì con Radica e farti mostrare questa prova. Ok, esplosione di energia detonante. Adesso esplosione fantasma provoca danni in una piccola area. Figo. Ok, va bene. Oh, 7.750. Allora, aumentiamo un po' la salute, va. Siamo al massimo. Ah. Energia livello 5, quasi quasi. Ok. Ok, va bene. Ok, siamo quasi al massimo. Oh, guarda che figo. D'accordo. Qui abbiamo visto tutto. Allora, ragazzi, io direi di interrompere qua, abbiamo già fatto moltissimo e finora abbiamo anche delle risposte su che cosa fare in futuro. Finora non ci siamo ancora persi. Mi dà l'idea di un gioco in cui potremmo effettivamente avere dei momenti in cui è molto difficile capire cosa fare, ma finora non è successo, è stato tutto abbastanza tranquillo e molto straightforward, come dicono gli inglesi o gli americani, però... Comunque la trama si sta complicando e vi confermo che comunque mi sta piacendo tutto tantissimo. Va bene ragazzi, io direi che per oggi è davvero tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo la serie. D'accordo? A presto.